Nick Kersh ha ammesso chiaramente dall'ufficio program dopo Enrico, perché ha parlato di una leggera perturbazione, e ci segnalano che in Valle d'Aosta sta nevicando, quindi leggera perturbazione, almeno così dicono. Beh, però in alto, in alto, oltre 2000 metri, sì, immagino, dai. No. Dai, sì, oltre 2000. Sai che io guardo sempre Livigno, ieri a Livigno c'era un grado, quindi... Però era 1816. Come l'omonima birra, la più alta d'Europa. E a proposito di birra, buongiorno Zazzoni, buongiorno. Hai mai dato una birra di Livigno, la 1816? No. Spettacolare. Salutiamo Andrea Rocca, veramente un saluto, magari birra... cioè, me la fa assaggiare. No, non si può, vai lì. No, perché poi è carino, ce le manda così. Non le mandare. Poi magari ne parlo se in radio, se no, ma non le mandare. Te le paghiamo. Ammicca. Come tutte le altre. Certo. Oggi avete parlato di bar, di baristi. Sì. Io posso dire due cose, non sopporto, però ormai sono diventate un po' troppo, diciamo, ostentate dai baristi. Quella del latte quando lo sbattono sul bancone. Per fare sanno lì mezzo, la schiumina, Saputo che non serve a niente, è solo una scena. Richiamano l'attenzione. E l'altra cosa è lo straccetto. Non tutti lo fanno, perché lo straccetto per pulire la canna, quella per fare sempre il cappuccino, il vapore. Quello straccetto, leggenda narra, che sta lì da settimane. Hai visto? Loro ogni cappuccino asciugano, asciugano. Ma non lavano mai lo straccetto. Non lo vedo mai sciacquato. un po' preoccupa. L'altra cosa che già ne avete parlato è quando entri nel bar, il bravo barista già ti fa trovare sul cappuccino quello che hai preso le mattine precedenti. Ma tu metti, mi è successo un paio di volte, che la sera stavi un po' disturbato e la mattina non vuoi il caffè, già sta là. Non puoi dire di no. Ti dispiace. Aspettate l'ordine, perché che ne sai che io voglio sempre quasi. Vabbè, ma andiamo con la sigla. In diretta su DJ ogni mercoledì, noi siamo sempre qua, tu dove vai, stai qui. Preferito da tutto lo stivale, con i tre zozzoni solo gente che vale. Bevemo una birra, avanti con Danilo. Andiamo, che ci abbiamo fatto caso a dire: Gecio, fammi delle belle riprese. Perché? Che oggi no, perché lo vedo un po' che trema, un po' nervoso. Oggi sono belli, ci abbiamo fatto caso, quindi sono belli, concentrati. Tutti malato, Gecio. Comunque non pensare ad altro, capito? Quindi ci abbiamo fatto caso. Marta ci scrive: ci abbiamo fatto caso che prima di chiudere la busta della spazzola. Fallo brutto, ma perché? Fallo mosso. E tanto già stava così, nervosissimo. Gecio, calmati. C'è ancora tempo stasera. Un po' nervoso lo vedo io da qua, è un po' più tremato. Marta ci scrive: ma dipende se un laziale deve difendere un marista, dimmi te, vai. Marta ci scrive: ci hanno fatto caso prima di chiudere la busta della spazzatura portarla fuori, tu che fai? Controlli se c'è ancora qualcosa in giro, bottiglia di plastica, così. Poi ricontrolli tre volte. Poi la chiudi, porti la busta della mondezza fuori, ritorni in casa e c'è la bottiglia lì sul mobile da buttare. Il succo di frutta, che a casa mia non si beve, esce fuori il cosino di succo di frutta e devi riaprire tutto. Bravo, te tra pack, tu lo butto. Tranquillo, dammi il succo di frutta che lo metto insieme. Eccolo qua, tieni. Vai. Va messo in teoria nel cartone. No, l'ho messo a fiancare le pile. Finirà le pile. Ma scusa, l'ha buttato. Poi lo prendo. Poi. Pensa che tu hai tirato un evidenziatore. No, era un succo di frutta. No, io stavo vedendo davvero se. Sei proprio stupido. Sati, ma t'ha preso il succo. Vabbè. Sandrone ci scrive: ci hanno fatto caso che sai qualche indumento che non si è asciugato e lo prendi dallo stand di panni. D'inverno che fai? Lo metti sul termosifone. Lo fai pure d'estate.
cioè bravo, col termosifone spento, ce lo metti lo stesso perché, non... perché? È l'abitudine, non serve a niente. Però vabbè, lo fai. Ci hanno fatto caso che se c'è un cane che inizia ad odorare una persona, visto, quando ti avvicini, c'è sempre il proprietario del cane, c'è sempre quello che viene odorato, che dice senti l'odore della mia Molly, no, il cane odora, cioè, fa quel... Io ad esempio non ho cani, se un cane si avvicina ti odora, invece l'odorato, non hai capito? Hai capito, Gabriele? L'odorato, no, pensavo che fosse una donna che la chiamasse Molly, perché di solito i cani vanno sempre a odorare le, insomma, le parti, soprattutto alcuni periodi, non so perché ho dato per scontato che Molly fosse il nome di un cane o di un gatto. Andiamo alla piegatura. Meglio. Perché stiamo finendo in un discorso, sai che è un po' Fitatti sta roba qua, non l'ha capita nessuno. Piegatura. Ci hanno fatto caso quando non sa come si gira pagina. Ci hanno fatto caso che quando fai le polpette le inizi a fare tutte piccoline, precise, identiche, poi mano a mano che vai avanti delle palle da bullying fa le polpette, si è rotto le palle e comincia a poi diventa un polpettone. Bravissimo, bravo Davide. Fatta bella ripresa, no, non c'eri. Okay. Adesso arrivano le notizie belle belle. E la prima notizia bella e bella è che arrivano anche Paolo e Chiara su Radio DJ. Come ogni mercoledì c'è ospite Danilo, e a proposito di caos, come cantano Paolo e Chiara, lo hai fatto anche tu, perché hai detto che battere il bricco del latte non serve a nulla. Apriti cielo, sono arrivati centinaia, migliaia, milioni di messaggi. Serve solamente ad abbozzare il balcone. Ascolta, dai. No, ma ragazzi, serve assolutamente sbattere sul bancone, perché così togli le bolle e hai un cappuccino con la crema e non con la schiuma. È fondamentale, altrimenti fa la schiuma. Che cos'è che fa la schiuma? Fa schiuma. Ma non è un sapone. Cos'è? Fa schiuma, cappuccino. Ma non è un sapone. Cos'è? La borra. No, è il cappuccino. Allora prendo una spremuta. Caffè latte. Freddo. No, caffè sempre. No, vedi che serve sbatterlo, se no fa la schiuma. Vabbè, tiriamo su un po', ci penso io. Bravo, tirare su il livello. Pensa come se siamo ridotti, capito? Ecco. Con le notizie belle, ragazzi. Ricordiamo che sono delle fake news, ma non so. Ma fin di bene. Sì, comunque sono pure mezze vere, ragazzi, perché ma non sono vere. Le ho prese sull'internet. Allora, sembra incredibile, ma è vero, ragazzi, è stata creata da un orafo fiorentino, assurda sta cosa, pensate un po', la prima spilla al mondo bella, ragazzi, cioè questa ha fatto una spilla bella, impossibile, non è pacchiana, non è grossa, non è, ma è bella. Tu Veronica l'hai mai vista una spilla bella in vita tua, una spilla diciamo estetica? Io l'ho vista una di Mara Maionchi con la regina Elisabetta, bellissima, io facevo addirittura una collezione, no, quelle sono spille. Quelle sono pins, sono le pins, sono no, no, quelle tenderino sono quelle, quelle già antiche, no? Sì, quelle che vedi pure al museo egiziano. A forma di libellula. La zia anziana un po' c'è alla spilla a forma di libellula. Che poi si impia dappertutto. È stata fatta, ragazzi. Prendiamo 20 secondi per la traduzione dei sempia per i non residenti all'interno del grande raccolto. Diciamo, si intreccia sopra gli altri indumenti. C'è anche impiglia, come verbo italiano. Si intreccia andiamo avanti dopo. Pensate un po', ragazzi, la seconda notizia, comunque oggi mi state smorzando le siamo carichi. Dopo la pillola endoscopica, lo sapete, è stata inventata la pillola, quella sì, per fare la mandi, è stata anche testata al Gemelli, praticamente ti fa la gastroscopia non invasiva. È stata fatta una nuova tecnologia ancora molto più diciamo perfetta per fare uno screening, che è la supposta endoscopica. No, perché fa meglio? Perché immaginavo andassi a parare là, per quello di devo, perché già senti la cosa. Già che non ho detto in culo, guarda che sì, vedi che
passate voi. Questa su pasta endoscopica è solo una piccola controindicazione. È grossa come una GoPro, ragazzi. È arrivata. No, non ho detto niente. No, ti conosciamo. Era molto sottile. Era molto sottile. Ricordate, anche se non era proprio sottile. Nella vita si può sempre migliorare, ma anche peggiorare. Cioè, è grande come una GoPro e viene lanciata. Viene lanciata da un drone. Questa basta non sia rettangolare. Sempre in Australia è stata scoperta una nuova razza di colibrì, ragazzi. Piccolino, carino, tutto colorato, carino, con il beccuccio così, che ti, come ti vede, lui ti si fionda addosso e ti succhia il sangue dalla giugolare. Vabbè, perché è in Australia. Non so, perché è cannibale. Cannibale che è, perché in Australia è un vampiro. È tipo Dracula, è un vampiro. Però, ragazzi, crea una fortissima Instagram opportunity. Perché lui ti resta attaccato qua a mezz'ora mentre ti cola il sangue, la foto, ed è bellissimo e può pubblicarlo perché è tutto colorato, sacco di followers. Ultima notizia, ragazzi, una famosa università, dopo tantissimi studi scientifici dettagliati, approfondita ricerca anche antropologica, ha testato, cioè ufficialmente, che se tu tiri il dito a una persona, a questa gli si gonfia veramente lo stomaco, gli crea aria, capito? Quindi la storia che se tiri il dito è vera, ragazzi, è una roba vera. Allora rimane dentro, però non è che adesso quando tu tira il dito, però è vero, è proprio scientifico. E allora nell'intestino. Madonna, che palle! È un altro tipo di aria, stomaco, intestino. Se no fai un ruttino. Oggi eravate partiti.